E siamo ritornati alla vigilia della prossima giornata. In realtà per voi sarà appena iniziata, ma devo dire è un momento questo molto importante, una giornata assolutamente da non prendere sotto gamba, anzi la classifica è cortissima, c'è una lotta ferocissima per i primi posti, quindi va sempre tenuta alta la concentrazione. Allora, lui la formazione l'ha già messa, potrà cambiarla tranquillamente come potrò farlo anche io, però questo è il suo 4-4-2 con Karnešek in porta, Bellanova, Poš, Dragusin e Kyriakopoulos in difesa, Ilic, Vlasic, Reinders e Barella a centrocampo davanti Dybala e Castellanos, quindi lui solo due attaccanti, anche lui probabilmente avrà dei problemi in avanti, ma credo mai quanto i miei ragazzi. Siamo messi non male, non male, di più, di più. Allora, io se potessi schiererei un quantomeno 3-5-2, perché come vedete abbiamo comunque tanti infortunati. Anche a centrocampo mi mancherà Luis Alberto, Pellegrini a Torino gioca. Io stavo pensando a un attacco Scamacca-Isaksen, sinceramente, perché Bonazzoli ormai non gioca più. È vero che sarebbe contro la sua ex squadra, però dovrebbe partire a gennaio quasi sicuramente, quindi tanto vale. Io vorrei metterlo Isaksen, vorrei provare a metterlo, però ho paura di giocare con l'uomo in meno. Quindi per ora direi di proporre comunque questo 4-5-1. Poi vado a vedere bene, Isaksen gioca, Isaksen non gioca e da lì poi valuto se magari rischiare il 3-5-2 e rischiare perché, ripeto, c'è il forte rischio di giocare con l'uomo in meno. Per quanto riguarda la porta, devo dire giornata tosta. Io Silvestri non lo schiererei. Terracciano o Montipò? Montipò, scontro diretto per la salvezza, tesissimo. Voglio dargli fiducia. Ma anche Terracciano col Torino in casa non è male, devo dire. Però preferisco per ora giocarmi più la carta Montipò. Ve lo dico sinceramente. In difesa invece, Mazzoc. Poi per forza Augello, Perez e per forza Ndicka. Anche perché di altri non ne ho. Ma dimmi te se devo giocare con questa difesa. Mamma mia, che schifo, ragazzi, veramente. Che palle, che pa tutti infortunati. Un periodo veramente incredibile, incredibile. Quasi quasi però il 3-5-2 ci starebbe, ma è troppo rischioso per ora. È troppo rischioso. Devo vedere meglio le probabili formazioni, quello che dicono, perché è troppo rischioso. A centrocampo Pulisic, Kostic, Folorunshu, sì, vabbè, Kostic, poi Pelle per forza e direi De Ketelaere. Di altri non ne ho, chi metto? Radonic, ma Radonic è spaccato da 6 mesi, non gioca più da 2 anni. E davanti Scamacca, ragazzi, l'unico è Scamacca, l'unico che forse quantomeno subentra. Poi gli altri, boh, Krstovic, non lo so. Cioè, Krstovic probabilmente subentrerà, però, cioè, boh, mi prende il voto, ma a che prezzo? Diciamo così. E, ripeto, per sta giornata dubbi particolari, al di là della porta, dove comunque non è così semplice, però per ora vado e viro su Montipò. Io sono indeciso sul modulo, ripeto, dipende molto da Isaksen. Se gioca Isaksen, o comunque quantomeno ha possibilità di subentrare, potrei provare il 3-5-2, togliere Ndicka e mettere Isaksen davanti. Però per ora andiamo così, 4-5-1 con Montipò in porta, Mazzocchi, Augello, Perez e Ndicka in difesa, Pulisic, Kostic, Folorunshu, Pellegrini e De Ketelaere a centrocampo, davanti Scamacca. Vediamo un po', signori, io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Trio.